Eccoci. Adesso siamo in due. Aspetteremo altri 5 minuti per iniziare a parlare. Intanto ci sono problemi audio, chi sta ascoltando? Due spettatori attuali. Chi è online? Aspettiamo qualcun altro e tra 5 minuti iniziamo. Se intanto chi è online vuol fare una domanda, è liberissimo. Intanto per gli spettatori adesso online, il topic di questa live saranno questi. I raid, un elemento fondamentale per chi suona la batteria come me. Il piatto principe della batteria, diciamo.
per andarveli ad illustrare questi tre ride che possiedo. Aspettiamo che si colleghi qualcun altro per rispetto. Intanto vi faccio una panoramica dei raid che andrò a mostrare durante tutto il corso della live. Intanto partiamo con quello più grosso, partiamo in grande, partiamo con questo raid magnifico. La sua misura è 21 pollici e tutti i raid che vedrete stasera sono prodotti dalla famosa azienda canadese Sabian, che produce dei piatti di una qualità assoluta per quanto riguarda la mia opinione. Io con il loro sono mi ci trovo veramente bene. E questo qui è un ride abbastanza importante, dal suono abbastanza rock, se vogliamo, deciso. Questo qui è il ride più grosso che possiedo, è un 21 pollici e è della serie HKX, come potete intuire da questa scritta, e si chiama Raw Bell Dry Ride, un suono che questa sigla ne definisce le sue caratteristiche sonore, avendo una campana non rifinita che dà quella pasta sonora ed ha un suono abbastanza secco, però allo stesso tempo abbastanza brillante. È un ride anche dal peso molto importante, se vogliamo. Quasi più di 3 kg di piatto. E quando si trasporta si sente il suo peso. Se la qualità sonora ce lo permette, ve lo vorrei far sentire. Questa è la campana per chi è online. Molto squillante. E questa qui, diciamo, è la superficie. Procederò dalla campana fino al bordo. Come detto, questo ride ha queste caratteristiche sonore molto, molto da metallari. Infatti, questo qui è stato il primo ride che ho acquistato e mi ci trovo parecchio bene, anche per quando adesso metal non ne suono più tanto.
però quando anche suonando un brano pop mi serve quel suono bello e deciso, uso questo ride. È proprio, è obbligatorio usare questo ride. Se avete domande riguardo a questo piatto, non esitate a farne. Non siate timidi. Non ci sono domande, passo al prossimo. Dai. Passo al prossimo. Domande? No, passo al prossimo. Ed il prossimo è talmente speciale che ha una sua copertina e lascia presagire qualità della costruzione, qualità dei materiali, qualità in generale. E Artisan Light Ride in misura da 20 pollici. Misura molto contenuta, che per fare, secondo me, questo qui è il piatto ideale per chi vuole far jazz e non vuole prendere piatti dalle misure troppo importanti, come per esempio i ride da 22, 24. Questo qui secondo me è una buona misura per un ride da jazz che per la sua leggerezza, facilità di trasporto anche nelle nostre sacche per piatti, che se vengono riempite fino all'orlo, queste sacche per piatti cominciano a pesare onestamente. E questo qui, come abbiamo detto, è sempre prodotto dall'azienda canadese Sevian, che produce piatti di qualità e, cosa fondamentale, produce piatti artigianalmente. Come possiamo vedere, tutte queste micro bozzette, le metto adesso a favore di telecamera, e queste micro bozzette testimoniano che questo piatto è stato martellato a mano da abili artigiani canadesi e sono proprio dei grandi. E in questa serie ogni singolo artigiano firma il retro della campana a testimoniare che quel piatto è stato martellato da quell'artigiano e è denumerato e c'è un numero seriale. Questo, il numero seriale è 6674. E questa azienda è attiva da 40 anni, quindi se questo piatto, questo è il 6.000° che hanno prodotto in 40 anni, dimostra la qualità, l'attenzione artigianale che ripongono nei loro prodotti. Come prima.
suonare ogni parte di questo piatto, che comunque questo onestamente non l'ho pesato, ma si dovrebbe attestare sul chilo e mezzo come peso, chilo e mezzo, chilo e sette, quindi un piatto molto leggero, di facile trasporto. Adesso con l'ausilio della bacchetta ne andrò a suonare ogni sua singola parte, partendo dalla campana. Come possiamo dedurre, questi piatti, questa serie artisan è caratterizzata da un suono molto, molto pastoso, molto, molto scuro, dato anche dal minimo spessore che questo piatto ha. Cosa fondamentale, più un piatto è spesso, più il suo suono è acuto. Cosa fondamentale per quando si andranno a comprare, a scegliere dei piatti per il proprio set. Adesso andrò a suonare la parte della superficie. Come abbiamo potuto notare, questo piatto è un piatto molto più complesso dal punto di vista sonoro. È un piatto che quando lo si colpisce poi ha un'apertura a livello sonoro. E questo per un batterista jazz che cerca quelle aperture di suono lì è fondamentale, anche perché dà quel suono caratteristico anche alle registrazioni e anche a tutto quel genere musicale. Questo è uno dei piatti, diciamo, anche più costosi che ciò e al quale tengo moltissimo. È un piatto veramente eccezionale, con il quale ho fatto molti concerti e mi dà proprio quel suono giusto che cerco quando tiro un swing, piuttosto anche che un ritmo latin, se vogliamo. E passiamo al prossimo piatto. Et voilà! Questo è un piatto che viene venduto commercialmente dalla Savian come crash. Infatti troviamo Extreme Crash. Un crash da nome ci si può pensare che sia un piatto disegnato per metallari, per rocchettari, ma qui c'è il lato interessante. Questo piatto ne ho scoperto delle caratteristiche jazz proprio sconvolgenti, sia dalla campana, sia dalla superficie e da tutta una serie di frequenze giuste per questo genere.
andrò a suonare la campana e la superficie. E poi ditemi se questo non è un piatto anche per il jazz. E mi sono dimenticato di dirvi che questo è un 19 pollici. Andiamo a sentirlo. Sentite che campana complessa comunque, non c'ha solo quel ping iniziale, ma c'è anche una coda molto interessante. Andiamo a sentirne anche la superficie, così capiamo a meglio il suono di questo piatto. Sentito, eh? Non ve lo aspettavate che un piatto venduto per fare un genere se ne potesse scoprire un altro uso. Adesso ho visto che qualcuno di voi ha lasciato dei commenti che andrò a rispondere. Ciao Simone Arduini. Cosa ne pensate di questi piatti? Avete qualche dubbio riguardo a tutti questi piatti? Domandate pure. Se volete, ve ne faccio una veloce carrellata di questi piatti. Ah, qui Simone Arduini chiede: ma esistono anche altre grandezze, misure di questo piatto? Questo piatto, l'Extreme Crash, viene venduto dalla Sevian anche nelle misure da 16 fino a questa che è 19, e sono dei piatti veramente sconvolgenti. Adesso vi andrò a fare una veloce carrellata di tutti questi piatti, ripartendo dal fratello grosso di questo set. 21 Robel Dry Ride, 20 pollici Artisan Light Ride. Diciannove pollici Extreme Crash Ride.
Che ne pensate? Piatti fantastici, fantastici. Simone Arduini, sempre lui, chiede come hai scoperto che si possono utilizzare anche jazzisticamente. Beh, è nato onestamente tutto per caso. Mi spiego meglio. Ero andato ad un festival della mia regione, le Marche, un festival jazz, appunto, l'Arcea Jazz Fest, e lì mi ero portato questo set, per dire, mi porto questo set, per suonare mentre sto nelle sale adibite allo studio, così. Poi dopo 2 giorni ho iniziato a suonarlo in maniera jazzistica e lì mi si è aperto un mondo, ma proprio totalmente a caso. Ed è questo il bello anche della musica, che qualche scoperta si può fare anche a caso. Qui c'è un altro commento di Luca Paolucci, che è molto bello, grazie. E mi chiede se li uso costantemente nel kit. Beh, questi piatti, sì, adesso ho cominciato ad introdurli in maniera abbastanza costante nel kit, anche perché più disponibilità sonore hai in un kit, dalla mia opinione, meglio è, anche perché se hai una palette di suoni, puoi creare delle situazioni anche melodiche, se vogliamo, molto molto interessanti. Questi tre fanno parte di un kit di 6 piatti che possiedo, tra i quali risulta anche un Charleston, un China dalla misura molto importante, 20 pollici, ed un crash molto molto squillante, dalla misura dei 16 pollici, che dà quel mordente al suono. Sì. Qui Simone Arduini chiede: li consiglieresti tutti all'acquisto o hai delle preferenze? Magari qualcuno di questi piatti non l'avresti mai comprato? Beh, bella domanda. Onestamente, questi piatti che ho pagato di tasca mia, di risparmi che ho fatto, mi sentirei di consigliarli tutti, anche perché sono piatti Stabian, che hanno un suono che per me un piatto deve avere quel suono, proprio mi ci trovo benissimo, quindi mi sentirei di consigliarli tutti. Aspetta, c'era un'altra parte della domanda. Magari qualcuno di questi piatti non l'avresti comprato. Beh, ma chi può dirlo? Comunque tutti i piatti che ho li ho comprati in maniera abbastanza ponderata, andandomi a sentire dei sample su YouTube,
magari cercavo il nome, sentivo più versioni di quello stesso modello, perché il bello del piatto artigianale è che commercialmente può avere lo stesso nome, ma sonoricamente non esiste uno uguale all'altro, data la loro natura artigianale. Per esempio, la serie Artisan, che è questa qui, che c'è questa scritta Artisan in corsivo, è una serie che viene fatta tutta a mano. Non, nessun macchinario, nessun niente, tutte martellate una a una, che conferisce a questi piatti il loro suono caratteristico. Invece la serie HKX, che viene venduta un po' a meno, comunque c'è una parte di martellatura a mano e una parte viene fatta a macchina, però a controllo umano. Il bello di questa azienda è che su ogni piatto c'è il controllo umano, il controllo di artigiani che lavorano lì da decenni. Qui un commento di Simone Arduini: che tipo di manutenzione effettui sui piatti? Beh, diciamo, manutenzione a livello di prodotti no, non ne ho usati mai, anche perché se secondo me la bellezza del comprarsi un piatto è quello che ogni colpo che tu gli dai lo fa maturare timbricamente e lo rende molto più piacevole all'ascolto, anche perché un piatto lo compri e cresce con te, se è di buon livello. Se no, ovviamente, se spendi 50 euro su un piatto, non puoi pretendere che ti duri 5 anni, 6 anni, 10 anni, 20 anni. Quindi è questa la questione. Comunque, prodotti per lucidarli non ne ho usati mai, anche perché mi piace che i piatti assumano anche questo aspetto un po' vintage. Potresti salutare il mio amico di Macerata, Luca Pezzolo. Ciao Luca Pezzolo! Luca Paolucci scrive: poi ci farai vedere, magari una prossima volta, il rullante o le varie bacchette che hai. Il rullante vi potrei fare una diretta sui tre rullanti che possiedo. Che dai, non ve li spoilerò. Vi tengo sulle spine. Mi piace darvi questa attenzione. Delle bacchette che ho. Beh, diciamo che un batterista tende genericamente a scegliere poche bacchette. Tipo, adesso in questa fase, diciamo anche della mia vita, uso delle normalissime 7A Vic Firth Signature Peter Erskine, perché hanno questa parte di punta che è molto, molto delicata e molto, che dà un suono molto definito al piatto, quindi per il jazz è adatto.
magari sulle spazzole, sì, anche sulle spazzole, diciamo che per come sono fatto io me ne sono comprato un modello che me le porto avanti per un lungo periodo. Magari in futuro comprerò un nuovo set di spazzole per provarle, chi lo sa. Luca Paolucci chiede: ma meglio Kind of Blue o Train of Thought? Beh, tutti e due degli album mastodontici. Kind of Blue, in Kind of Blue si ha la nascita del concetto di musica modale, e invece in Train of Thought si ha questa energia. Energia ritmica anche di Mike Portnoy, che per la cronaca ho anche un cartellone abbastanza grosso e sarei molto contento adesso di mostrarvelo, visto che è saltato fuori. Eccolo qui, in questo cartellone pubblicitario Tama che non so da quanto sarà, massimo 5 anni che ho questo cartellone, e per me è uno dei batteristi che ho apprezzato sin da quando ho cominciato a pensare che la musica è quello che voglio fare nella vita. Diciamo che anche un po' grazie a lui se continuo a suonare. Vabbè, detto questo, cioè, tra Kind of Blue e Train of Thought sono di due generi talmente diversi, talmente anche lontani, che secondo me sono belli tutti e due. Vedo un'altra domanda di Simone Arduini. Sapevi che Mike Portnoy ha registrato tra le tracce di Nightmare degli Avenged Sevenfold? Che ne pensi? Beh, diciamo che Portnoy lì ha dovuto sostituire tristemente il dipartito Rev Sullivan, il quale una volta c'era un poster qui, però si è staccato. Lo riattaccherò. Ah, e stava pure qui, non l'avevate notato? Sempre in un cartellone pubblicitario, ma della Sabian. Che ne penso del pezzo Nightmare? Beh, diciamo che il drumming di Portnoy si è saputo adattare benissimo a quello che erano le caratteristiche sonore del gruppo, questi groove abbastanza decisi, belli anche violenti, diciamo, questa energia che c'ha Mike Portnoy, secondo me è inarrivabile. E qui chiede Luca Paolucci, e quindi meglio Mike Portnoy o Mike Mangini? Beh, mettiamola così. Sono due batteristi totalmente diversi, con due concezioni della musica, se vogliamo,
affini ma diversi allo stesso punto. Portnoy di sicuro non sarà questo batterista con questa tecnica trascendentale. Ma un'energia, una potenza, come ho detto poco fa, nel mettere su dei groove piuttosto che dei passaggi, cioè comunque rende abbastanza bene nei pezzi che ha registrato con i Dream Theater. Per quanto riguarda Mike Mangini, pure lì, a me piace un sacco anche la sua concezione del kit simmetrico, che in ogni ha il kit diviso a metà e ha tutti i pezzi uguali per ogni arto e parte del corpo. E questa concezione del kit ti mette in un asset mentale in cui certi passaggi li devi fare in un altro modo. Anche io, nel mio piccolo, con un kit Tama Superstar Hyperdrive, che ha questi fusti abbastanza corti, ci ho provato a replicare. Secondo me l'ho replicato anche abbastanza bene dal punto di vista di strutturare il kit. Chiaro, non ho la tecnica che c'ha Mike Mangini, però arrivarci non sarebbe male. Qui vedo un'altra domanda di Paolucci sempre e Tony Royster. Beh, qui schiacci un tasto abbastanza delicato, non tanto perché a me onestamente Tony Royster non piaccia, ma lo vedo semplicemente come un batterista show-off, esibizionista che fa delle cose. Secondo me, dalla mia opinione, fine a se stesse. Poi non sto giudicando la tecnica, sto facendo solo una considerazione per quanto riguarda il mio gusto personale. Quindi così. Avete altre domande? O avete tutto chiaro anche per quanto riguarda i piatti, che erano l'argomento cardine della serata. Beh, se non avete altre domande, potrei dichiarare anche la conclusione di questa live. Sono stato molto, molto contento di questa live, delle domande che mi avete posto. Spero che io sia stato in grado di rispondervi in maniera abbastanza esaustiva e a presto. E alla prossima live, chi lo sa, potrà essere sui rullanti che ho. Ciao. Ah, domanda dell'ultimo minuto che vorrei rispondere. Dopo ci.
dopo vi risaluto. E me la fa Ludovica, ha intenzione di insegnare batteria in futuro? Beh, diciamo che come intenzioni io ho quella di diventare più musicista live che docente, perché l'attività di docente la vedo una cosa molto, molto statica, una cosa che onestamente non me la sentirei, però mai dire mai. Però diciamo in questa fase della mia vita non è una cosa che cerco. Poi in futuro chissà se avrò delle condizioni che me la faranno prendere questa strada, oppure magari mi stancherò pure di suonare dal vivo se ci riuscirò. Mettiamola anche in questi termini. Bene, spero che sia stato piacevole trascorrere questo tempo con me e alla prossima.